Va a capire. Comunque, in poche parole, gli ha detto di tornare oggi. In più, c'è la beffa inaccettabile, ed è per questo che siamo qua. Che Carrefour è aperto, Auchan è aperto, Lidl, Bennett, sono tutti aperti. La Coop sei tu, la Coop non siamo noi, la Coop siete voi che con i soldi statali vendete la nostra merce e noi chiusi a casa. Basta! Basta! La Coop siete voi che dovete stare a casa, non noi che vogliamo lavorare. Ci hanno parlato di ristori, bene, non avrete neanche 1.000 euro, lo dico a quelli che eventualmente erano illusi e dicevano stiamo a casa, aspettiamo. Allora, solamente ieri sera, ancora stamattina, se dopo Pasqua saremo ancora rossi, qua non apriremo fino a maggio. Voglio vedere come si pagano le rate che abbiamo dovuto fare, perché caso vuole cade il rinnovo delle autorizzazioni proprio nell'anno in cui siamo più in difficoltà. Il 70% di noi giustamente ha fatto le rate. Se siamo fermi 3 mesi, i risparmi li abbiamo finiti, perché li abbiamo finiti già l'anno scorso. Con cosa paghiamo le rate? Perderemo le autorizzazioni. Allora avete un disegno per eliminare questa categoria? Perché se avete un disegno, questa volta veniamo a prendervi. Veniamo a prendervi. Io voglio chiudere dicendo che questa volta, come avevamo annunciato, non ci fermeremo. Adesso troveremo insieme quest'oggi la soluzione per incominciare di nuovo a lavorare in qualche modo. O lo faremo con i furgoni o lo faremo sui mercati. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, perché da soli non possiamo fare le cose. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti quanti. Quindi se decideremo di andare al mercato, dovremo scendere tutti. Lo faremo nelle norme, perché in qualunque modo tutte le manifestazioni che sono state fatte le abbiamo sempre fatte cercando di rispettare le norme e facendo sì che nessuno di voi prenda né verbali né denunce, che è la cosa più importante. Quest'oggi decideremo il da farsi. Siete pronti? Allora a breve saprete cosa faremo domani, adesso andremo su dal prefetto. Grazie ancora a tutti. Allora, intanto voglio ringraziare tutti quelli che sono qui e voglio ringraziare soprattutto quelli che non ci sono, quelli che non sono venuti qui come al solito. Detto questo, mi sembra che sia palese e ben chiaro che esista un bel disegno preciso ormai da più di 10 anni. Vogliono far sparire gli ambulanti dalle piazze, li vogliono tutti a casa perché le GDO possono ingrassarsi, perché noi siamo l'ultimo ostacolo a loro. Andate via noi, loro avranno il potere commerciale nelle mani, siamo gli unici a poterli fermare, e questo ai nostri amici a Roma non piace, e non piace anche qui a Torino, non piace da nessuna parte. Invece noi dobbiamo essere ancora più forti di loro e cambiare la testa. Da oggi bisogna cambiare mentalità. Noi abbiamo sempre detto che i contadini sono ignoranti, no, i contadini sono intelligenti più di noi, perché sono 70 anni che hanno i loro rappresentanti e i loro rappresentanti fanno i loro interessi. Vi voglio solo dire una cosa. Qualche giorno fa la Coldiretti ha già fatto la lista dei danni dell'Etna in Sicilia, i soldi che vuole. Noi dobbiamo essere furbi e iniziare già da Torino le prossime amministrative. Dobbiamo mettere i nostri rappresentanti in comune e devono lavorare per noi. E se fanno bene li mandiamo anche a Roma. Noi senza di loro siamo nessuno, ficcatevelo in testa. Anche perché oggi qua siamo 4 gatti, invece abbiamo bisogno di gente che dobbiamo votare e metterli dove si decide. Meditate, meditate, meditate. Bravo! Voglio aggiungere una cosa. Un anno fa esatto, chi poteva lavorare nelle piazze, quelle che erano aperte, lavorava senza protocolli. Era una cosa gravissima.
è una cosa che faceva preoccupare tanto, anche chi ha dei genitori anziani, persone di età, insomma, era una gran preoccupazione, non si andava a lavorare tranquilli. Noi come Goya chiedemmo una mano al nipote di un nostro collega che è un igienista e un'avvocatessa e altri professionisti, tiriamo giù delle linee guida per iniziare ad aprire i mercati, perché tanti comuni, a differenza di Torino, non li aprivano completamente. Questo la regione lo sa bene, lo sanno bene anche le altre istituzioni, sono proprio chiusi completamente. Ok, noi ci siamo trovati a produrre questo documento, siamo stati anche attaccati per quello, poi l'INAIL, loro che sono pagati per farlo, dopo 2 mesi sono riusciti a farlo anche loro. Adesso ste cazzo di protocolli, ste regole del cazzo ci sono per aprire, quindi non mi puoi più chiudere, se mi hai imposto delle regole per aprire, mi devi far aprire. Il commercio su aree pubbliche è comunque la forma di commercio più regolamentata che c'è in Italia, perché noi sapete benissimo, il sindaco ci sposta, ci toglie, ci fa stare a casa, ci restringe il posto. Quanti mercati ancora adesso sono spostati causa Covid? Avete visto un supermercato allargare le corsie per il Covid, per caso? Se ne sbattono i coglioni, lo dico con rispetto, perché non sarà neanche colpa del direttore, sarà colpa di qualcuno più in alto, per carità, anche lì ci sono dei lavoratori, non è che stiamo a fare la guerra dei poveri. Ma se fai aprire loro, fai aprire anche noi, cazzo. È per quello che bisogna andare avanti con la protesta. Bisogna arrivare al punto che non ci possono più ignorare, voler volare ci devono far aprire come tutti gli altri. È giusto così, è una questione di discriminazione, è una questione anche di salute pubblica. Non puoi ammucchiare la gente da Decathlon e nei supermercati in zona rossa come sta succedendo adesso. Avete visto che traffico c'è per strada arrivare qua? Ma che zona rossa è? È la zona rossa dei ristoranti, dei bar e dell'abbigliamento. Tutti gli altri sono aperti come prima e la maggior parte di loro senza regole. Senza regole, l'avete ancora visti contare la gente fuori dai locali, parlo di locali grandi, non avviene più neanche quello. Il problema è questo, è diventato un lockdown solo per qualcuno, siamo diventati il capro espiatorio del virus. Quando c'è qualcosa, che cosa si fa? Si bloccano questi, boh, noi, gli altri no, gli altri continuano a lavorare. Per quello che ha ragione Enzo, dobbiamo spingere anche nelle istituzioni, pretendere che chi va lì fa i nostri interessi, non gli interessi degli altri, e basta, grazie. Bravo! Io non volevo parlare oggi perché questa è la vostra piazza, però vedendo che non ci sono istituzioni qui e scandalizzandomi di questa assenza che è ingiustificabile, ho voluto far sentire questa voce di solidarietà e vicinanza nei vostri confronti, perché voi siete quelli che garantiscono agli anziani che hanno problemi di mobilità a fare la spesa sotto casa e non dover invece andare a chiudersi in luoghi chiusi a rischiare la salute. E allora mi chiedo, ma se uno compra un articolo dentro un negozio chiuso o addirittura in un centro commerciale, perché non può comprarlo in una bancarella? Vorrei sapere se il comitato tecnico scientifico di gente nominata dalla politica che non ci mette la faccia sa spiegarci o no questa vergogna, questa contraddizione e questa che è una vera e propria discriminazione che noi vogliamo mettere di fronte al muro e andare a sanare una volta per tutte. Come regione voi sapete che noi siamo al vostro fianco, l'abbiamo dimostrato col nostro piccolo bilancio quando abbiamo dovuto decidere i bonus regionali. E oggi però ci accorgiamo che i ristori che erano stati magnificati in realtà sono solo delle elemosine. Hanno perso un mese a dividersi le poltrone dei ministeri in cui non hanno sostanzialmente fatto nulla e adesso ci ritroviamo le stesse restrizioni del governo Conte, anche con Draghi. E allora guardate, bisogna davvero dire basta, bisogna far arrivare forte questa voce arriva, voi siete solo la punta di questo malessere, perché voi almeno avete gli attributi di scendere in piazza e dire forte il vostro dissenso. Siamo in diretta. Sì, sì. Niente, cosa vogliamo dire? Siamo di nuovo qua, siamo. Cioè, innanzitutto abbiamo il problema che siamo sempre noi gli untori, adesso si va sempre peggio perché alla fine siamo noi gli unici chiusi, i non alimentari. Non abbiamo ristori, oggi abbiamo potuto vedere, non abbiamo avuto ristori, non abbiamo avuto, è saltato l'impianto, perfetto. Questo impianto stamattina ci sta già tribolando. E chiediamo semplicemente un aiuto concreto, ristori, e un tavolo con il governo, un aiuto per chi sta rinnovando le concessioni che sono indebitati, si sono indebitati con le rateizzazioni, perciò ci spieghiamo come pagano le rate se non lavorano. E abbiamo bisogno di un aiuto economico, abbiamo bisogno di un modo diverso anche di pagare le tasse. Noi abbiamo fatto un sacco di proposte, qua abbiamo ottenuto la tassa giornaliera per i tributi, però
ci serve ancora l'INPS giornaliero, la tassa unica, insomma un nuovo modo, ci va una nuova ripartenza. Adesso arrivano un sacco di soldi dall'Europa, noi chiediamo costo zero, però ci devono dare la possibilità di ripartire. L'unico modo di ripartire è questo. Grazie. Io ho messo... funziona, meno male che funziona. Beh, non siamo in tanti, però ci siamo. Quindi Carlo, quando vanno a casa devi ringraziare i loro colleghi che non sono presenti. Infatti. Io vorrei che ci fosse le istituzioni e fare quattro chiacchiere con loro, perché tutte le istituzioni che parlano dei mercati non sanno nulla. Poi abbiamo un assessore al commercio che si rivolge a Manciardi per fare le cose. Allora vi chiedo cosa serve l'assessore. Abbiamo l'appoggio che ci fa fare il raro e non si capisce bene cosa è questo vuoto. Vorrebbe spostare tutto il primo secondo. Scusate, vieni qua Carlo, non voglio vittimismo, però io vorrei un applauso forte a Benucci, a Carlo Benucci, tanti sanno quello che sta passando, io non sto lì a dire, però è qua insieme a noi in mezzo alla piazza. Voglio un applauso lungo, perché, ma lo voglio sentito, perché gente così è un esempio non solo per qua, per tutti, per tutta l'Italia. Bravo. Grazie Carlo. Allora, più o meno quello che ha detto Giancarlo, effettivamente volevo dirlo io, ma io lo ringrazio, perché è una di quelle persone lì che in questo momento, con la sua malattia che ha, è presente rispetto a quelli che sono a casa, che è veramente vergognoso, perché vorrei capire cosa hanno da fare a casa, quando noi come categoria stiamo cercando di difendere a tutti i colleghi, cose che invece non ci sono, non sono presente, non so per quale motivo, rischio non ce n'è. Noi cerchiamo solo di capire un attimino quando dobbiamo iniziare a lavorare, perché oggi siamo in una situazione peggio di un anno fa e tutti quanti credo che stanno sottovalutando questa parte qua, anche perché io tutti i giorni girando nei supermercati mi sto accorgendo che praticamente la pandemia è solo per gli ambulanti, tutta la grande distribuzione, Amazon, allora se vogliono chiudere devono chiudere tutti quanti, allora sì che è una pandemia per tutti, ma in questo momento qua chi sta pagando le conseguenze siamo noi,
e visto che siamo noi dobbiamo essere tutti uniti e combattere per andare avanti e per difendere la nostra causa. Grazie a tutti. Vabbè, io saluto tutti quanti, bene o male ci conosciamo un po' tutti nel giro, e purtroppo devo dire, purtroppo dopo un anno siamo di nuovo qua. Non siamo in tanti e questo mi dispiace, perché siamo, dovremmo essere quantomeno presenti per difendere quello che è il mio, il nostro lavoro, da cose che molto probabilmente ci suonano male, come gli altri lavorano e noi no, hanno mirato soltanto a noi. Allora, marzo dello scorso anno poteva avere un senso in quanto eravamo impreparati, non si sapeva, però mi unisco alle parole che hanno detto prima gli altri colleghi, ma il comitato tecnico scientifico che ha guadagnato bene o male in stipendi quello che noi guadagniamo in 10 anni di lavoro, se ci va bene, ma possibile che non abbia mai spiegato per quale motivo all'aperto ci sia un passaggio di virus così importante mentre al chiuso no? L'avete già sentito dire, ma soprattutto mi chiedo, ma perché nessuno ha avuto il coraggio di chiudere tutto ciò che è il trasporto pubblico, che è quello che ha più problemi in assoluto, quello che ha creato problemi a tutti? A me sembra di aver visto in giro per la città, perché comunque sono uno che gira come voi, non sto fermo, cerco di capire, quando pullman e metropolitane sono pieni, cioè, ma chi c'è che controlla quanta gente c'è lì sopra? Per quale motivo io che ho un ristorante devo impazzire e mettere un metro quello davanti, mettere il plexiglass, far mangiare la gente, se tu ti alzi ti devi mettere la mascherina? Cioè, ma stiamo scherzando, in un pullman no? Ora, questo è assurdo. L'altra cosa che mi sembra ancora più assurda, però per certi versi posso capirla, perché ogni tanto sembra che il nostro cervello di fronte alla televisione si sia un po', non dico spento, ma per qualcuno sicuramente spento, ma leggermente annebbiato. Non abbiamo più, perché quelli lì del comitato tecnico scientifico andrebbero giustiziati nelle piazze, non bisogna venire nelle piazze con la mascherina. Infatti, bisogna, comunque, nelle piazze a perdere. Da buon battitore, quale sono... è tornata. Allora, se... non è tornata. Ragazzi, siamo un po' poveri, abbiamo più problemi con la benzina. Vabbè, usiamo la voce, non c'è problema, tanto se mi date... Ce la possiamo fare. Ok, ripartiamo. E poi un'altra volta perdo il filo del discorso e il discorso finisce lì. Però è mai possibile che in un anno non ci sia nessuno che è riuscito a spiegarci? Ma io non voglio tante cose, voglio capire. Spiegatemi perché diavolo, cioè come si propaga questo virus. Io in un ristorante non ci posso stare, perché sono al chiuso, anche se a Riegio tutto quanto, mi hanno fatto lavorare, mi hanno fatto spostare, mi hanno fatto dimezzare, mi hanno fatto chiudere, mi hanno fatto aprire, dopo che mi hanno fatto aprire ho detto no, però aspetta un secondo momento, perché magari da te vengono 10 persone, c'è troppa gente e rischi di fare 10 contagi. Ma stiamo scherzando? Nelle piazze, l'assembramento nelle piazze, ma se noi ci guardiamo intorno un attimo, c'è un po' di gente qua, ma non c'è una... si può chiamare assembramento, c'è la distanza di sicurezza. Quando vai a comprare al mercato riesci ad avere un attimino di calma se è all'aperto? Dicono che all'aperto comunque è molto più difficile che il virus si propaghi. E cosa fanno loro? Ci mettono nei centri commerciali, dove tutto va bene, dove tutto è alla portata di tutti quanti, ognuno può toccare, perché poi, correggetemi se sbaglio, ho avuto modo un attimo di sconforto di fermarmi un attimino in un grosso centro commerciale di cui non faccio il nome ma solo il cognome, gigante, e di riuscire a vedere quanta gente entrava dentro sanificandosi le mani. Non c'era neanche il liquido, ragazzi, non c'era più il liquido, e gente entra dentro e tocca la roba, la guarda, cerca di capire la scadenza, che cos'è che lo sta comprando, la appoggia lì e prende un'altra. Allora in piazza queste cose non succedono.
siamo noi a gestire tutto quanto. Una persona, poi l'assembramento, magari ci fosse un assembramento così incredibile da riuscire a dover dare i bigliettini per provare un paio di scarpe, dare i bigliettini per provare una giacca. Signori, ma di cosa stiamo parlando? È una farsa, ci stanno prendendo in giro. Io mi sento preso in giro, non voglio fare il disfattista. Ho avuto amici che hanno avuto grossi problemi, ho avuto anche qualche amico che se n'è andato, quindi non sono un negazionista. Non è possibile essere negazionisti di fronte a una cosa del genere. Ma forse non è che hanno un po' esagerato? Non è che hanno... ci hanno staccato la voglia di pensare? Noi siamo TV dipendenti, l'ho detto prima e lo ripeto, ascoltiamo quello che dice la televisione, non c'è nessuno, senti il parere improvvisamente, lo so, vabbè, in Italia quando gioca i mondiali sono tutti allenatori, io non capisco niente di calcio, vi chiedo scusa, quando ci sono le Olimpiadi siamo tutti tecnici, adesso c'è stata la pandemia, siamo diventati tutti immunologhi. Ora in televisione tu prendi 4-5 reti delle più importanti, delle più imponenti, ti dicono tutto il contrario di tutto. Ora la gente non ha più tempo di farsi la propria idea, e questo lo posso capire, ma proviamo a parlare chiaro. Qui c'è gente che per paura di morire non vive. Bravo. Per paura di prendersi un virus che non conosciamo, per carità, adesso c'è anche la variante iraniana, la variante, ragazzi, ma facciamo due conti al volo stupidamente. Pensate che business è il vaccino, pensate che business sono i tamponi. A una media di 30 euro a tampone, ieri 358.000 tamponi mi pare, fate un calcolo. Pensate un po' voi quanti soldi girano. Pensate al vaccino, quando arriviamo a fare 100 milioni di vaccini, quanti soldi hanno girato. Non voglio fare il disfattista o fare il Novax, ma fatemi due calcoli e pensate. E vorrei che lo facessero tutti, ma soprattutto quelli che mi auguro che questa mattina non sono qui con noi, mi auguro che cerchino di capire quello che si sta facendo qua. Vogliamo semplicemente lavorare. Diteci come volete che lavoriamo. Le mascherine, ok, i guanti l'abbiamo usati, il gel l'abbiamo usato, la distanza ce l'abbiamo, cosa volete ancora? Non volete che apriamo? Ditelo chiaramente, ma non prendeteci in giro. Io non so se qualcuno di voi ha fatto due conti, 60.000 euro di perdita, mi dai 3.000 euro? Ma mi spieghi una cosa, cosa ci faccio? In Francia io... vabbè, diciamo che ce ne danno 3.000 perché sono figo. In Francia danno 10.000 euro. Ma vedi, sono perfettamente d'accordo, io non ho amici che un po' in tutto il mondo, ho amici in tutta Europa, mi dicono tutto il contrario di tutto, sono tutti disperati. Io dico soltanto una cosa, ieri ho letto una notizia, non credo sia sbagliata perché me l'ha mandata un carissimo amico da un posto impensabile. La Svizzera! Ieri a Lugano hanno fatto un casino che voi non avete idea, perché questo, al di là del fatto che non si possa lavorare, al di là del fatto che stiamo morendo di fame, che qualcuno non ce la fa, qui ci hanno tolto la libertà, ragazzi, ci hanno tolto la libertà. Io devo poter essere libero di scegliere dove andare a comprarmi da mangiare, dove andarmi a comprare qualcosa da vestire, e devo essere libero di fare qualunque cosa. Adesso escono fuori con i, per i vaccini devi avere il passaporto vaccinale, ma stiamo scherzando. È una terapia genica. Abbiamo 300.000 tamponi, fanno 300.000 tamponi, 3.000 persone sono positive. A cosa? Che stanno bene, le chiudi in casa? Io non so, pensateci. Io vorrei soltanto una cosa qui, al di là delle polemiche, al di là di tutto quanto, vedo che, a parte qualche amico tra virgolette politico che si sveste da questa veste politica che ha, qualcuno che è qui con noi, io mi auguro che se si va a oltranza
Lo capisco che siamo diventati un po' come Roma, a Roma ogni giorno c'è una manifestazione per cui ormai non fa neanche, lascia un po' il tempo che trova. Però sono convinto, correggimi se sbaglio, scusa, non c'ero più niente. Scusate, ogni tanto la tiro giù perché mi infero. Però è giusto tenere solo, no, non è giusto. No, è vero, però non è giusto nei confronti degli altri, perché chi ci crede deve essere rispettato. Io sono convinto che il rispetto sia la cosa importante. Però, signori, noi vogliamo semplicemente lavorare in sicurezza. Diteci come, ma ditecelo e lasciateci lavorare. Altrimenti io penso che una delle cose più sensate che si possa fare semplicemente resta andare a lavorare e basta. Correggetemi se sbaglio, io penso sia l'unica cosa, se non ci danno delle risposte, è fattibile. Vi saluto e vi abbraccio. Solo una parola. Allora, oggi sta manifestando Amazon. Ecco, pensate i dipendenti di Amazon, no? Non che mi interessi, per me Amazon può anche chiudere. Però ve lo dico proprio chiaro, perché... io penso alla mia categoria, ma a prescindere da quello, se noi pensiamo che questa gente qua guadagna miliardi, non milioni, miliardi, e non sto parlando di lire, sto parlando di euro, guadagna miliardi e non paga praticamente niente di tasse, perché questa gente qua ha un regime fiscale che farebbe comodo anche a noi ambulanti. Io direi trattateci come trattano Amazon, no? Che pagano praticamente niente. E per giunta vediamo i dipendenti che sono scesi in piazza, evidentemente perché o non sono ben pagati o hanno dei problemi e tutto. Questo è il paradosso, no? Noi invece siamo a casa, non chiediamo soldi, non chiediamo stipendi, non chiediamo nulla. Chiediamo di essere trattati come persone umane, e invece no, viene agevolato grosse distribuzioni multinazionali come Amazon, e poi si viene a scoprire che i dipendenti non sono poi così ben trattati come ci fanno credere, e magari poi se beccano uno dei nostri gli dà una mano al sabato a scaricare la cassetta e chissà che cazzo non gli fanno. Questo è l'Italia, è il nostro paese, ragazzi, è su queste cose qua che bisogna iniziare a difendersi, bisogna stare uniti e iniziare a difenderci, a questo. Grazie, vi passo Rosia, Giulia, scusami, vieni tranquillo, la Crocetta, che ringrazio sempre, che sono presenti, ci sono sempre. Ok. Allora, volevo far vedere che ci sono anche le donne che sanno lottare, non solo gli uomini, siamo qui pronti tutte quante insieme per una lotta comune, le donne, ragazze, quante partiamo donne? Da noi, partiamo dalle donne, perché noi guardiamo i figli, noi lavoriamo, noi facciamo tantissime cose, le donne in prima fila. Ok, quindi è una dimostrazione per dirvi che noi siamo capaci a lottare e siamo in prima fila, non meglio degli uomini, più degli uomini, perché siamo madri di famiglia, rispettiamo le famiglie, abbiamo figli da mantenere, eccetera. Ma soprattutto io sono qui perché contesto l'allegato 23 di PCM, dice che oltre ai beni di prima necessità possono rimanere aperti abbigliamento intimo, biancheria intima, giocattoli, pelletteria, scarpe. Dove sono le bancarelle di biancheria intima? Dove sono le bancarelle di giocattoli? Al mercato non è concesso a queste aperture. Questo non è giusto, non è equità. Le vende biancheria intima da quante generazioni? Io sono la quarta generazione, mia figlia è la quinta, e siamo stati sempre presenti nei mercati di Torino anche nei periodi delle guerre. Io voglio continuare. Io non voglio capire perché calzedonie intimissime sono aperti e perché io devo stare chiusa. Per quale motivo? Perché la lotta delle donne è più forte, ragazze, è più forte, uniamoci a una rappresentante che vende giocattoli e non può rimanere aperta. Eccola qui Anna. Io vendo giocattoli come il Toys, come in tutti i supermercati, e non posso vendere niente, è una vergogna. C'ho una arrabbiatura che non riesco neanche a spiegarvela, guarda. Quindi la dimostrazione che se siamo unite le notte sono ancora più forti.
ok? Vogliamo lavorare con tutti i presidi di sicurezza, non contestiamo, per carità, il Covid c'è, abbiamo tutti i presidi, ma quello che chiediamo almeno un'equità, pari come i negozi. Perché il DPCM allegato 23 dice che possiamo vendere una lista di prodotti e ai mercati non ci sono, ok? E vorremmo avere più gente. Dove sono le persone che vendono intimo? Dove sono le bancarelle che vendono intimo? E allora non siete abbastanza incazzate da venire qui a dire noi dobbiamo lavorare? Ok, siamo davanti a un prefetto che dà una sparità con chi deve vendere e chi non deve vendere. La voce a chi vende intimo, forza! Buongiorno a tutti, grazie di essere qua, sono molto contenta, insomma, anche se speravo in molti, comunque questo è già stato detto. Io sono incazzatissima come tanti, perché oltre a essere madre di famiglia, soprattutto i figli nostri che hanno i figli, siamo nonne e facciamo anche quest'altro lavoro e oltretutto ci viene anche impedito di farlo in questo momento, perché nel momento che i bambini vanno a scuola e i figli e i generi lavorano, chi li prende a scuola? Chi gli prepara la merenda? Chi aspetta il genero, la figlia che arriva dal lavoro e se ne torna a casa alle 8 di sera? Vorrei sapere chi. E allora comunque io voglio lavorare, perché il lavoro è dignità e senza lavoro non c'è dignità. Che uomo è questo? Questo è l'uomo, è un mio pensiero, eh. Io voglio solo dire che qua dobbiamo anche passare a una forma di protesta diversa. Io sono pronta, se alcune mie colleghe sono d'accordo, ci incateniamo nei mercati e facciamo una dimostrazione tangibile e voglio vedere chi non si unisce. Allora, grazie. Scusami solo un attimino. Adesso lo facciamo quando scendono dal prefetto, vediamo anche cos'è. Grazie. Allora, io capisco, sono d'accordissimo con loro, però l'articolo 23, l'ultima volta, praticamente abbiamo fatto 5 giorni con il comune e ce l'hanno fatto saltare il prefetto e tutto. C'è stata una spaccatura anche tra di noi, forse è lì l'errore, perché giustamente dicono quelli là, è un po' come il frutta verdura, no? Che quelli lavorano, quegli altri non lavorano. Io penso che la linea più giusta è giusto andarsi a legare nei mercati, è giusto andarsi. Io ci sono, cioè inutile che me lo chiedete, scusami, sono dieci anni che lo dico, no, ma io non sottovaluto niente, però sono del contrario, perché io ci ho provato e sono anche stato frainteso, sono del parere, visto per l'esperienza, di andare avanti uniti, non solo una parte o l'altra. Perciò io la battaglia personalmente come associazione, poi ognuno decide la strada che deve prendere, perché io non tolgo la parola a nessuno, non tolgo le idee di nessuno. E io penso però che in questo momento bisogna stare uniti, tutto lì. Ma io sono un'associazione, non mi vergogno. Cioè, scusami, se un cane è sciolto fai quello che vuoi, cioè una per carità. Io ho impugnato, ragazzi, cioè andate a dire alla Confesercenti, non è che io ho impugnato. Allora, visto che parli così, io non l'ho voluto dire. Noi abbiamo fatto un esposto al garante, abbiamo fatto. Per quanto riguarda anche l'articolo 23, perché noi cosa? Il garante ci ha risposto picche, vieni in ufficio, chiedimi prima di attaccarmi, io c'ho tutto, non è che. Io sono del parere, scusami. No, ma guarda che io non voglio creare la discussione. Ci sono tutti, esatto, tutto lì. Però ecco, vedi, io questo che non voglio. Scusami, Sinisi. Io è questo che non voglio. No, scusa. Non li ho toccati perché avete già detto voi, è giusto. Gli altri punti non li ho toccati perché giustamente avete parlato voi. Ma no, ma comunque per dire, io sto dicendo solo quello.
quindi è logico che dobbiamo lavorare tutti. Ma la dignità è per tutti. Io vendo tra l'altro abbigliamento donna, io non sto facendo le difese mie. Io dico che la dignità e il lavoro è di tutti. Tutti, basta. La premessa è quella. Però non trovo giusto questa disparità. La disparità bisogna solo vederla con la grande distribuzione. Non è una disparità. Allora, finiamolo con questi discorsi qua. Scusate, allora, noi siamo qua per difendere tutta la categoria. A me chi vende banane, chi vende a mele, non me ne fotte nulla. Siamo qua per difendere a tutti. Distintamente, non c'è quello che vende banane o quello che vende profumo. Finiamola, se no così non andiamo da nessuna parte. Va bene? Quindi, questo è che sia chiaro per tutti. Qui siamo per difendere a tutti, sia uno che l'altro. Grazie. Va bene, dai, comunque va bene così, ci siamo fraintesi. Io tra l'altro sono comunque, va bene, infatti, scusami. No, ma però ragazzi, io questa discussione non la voglio sul palco. Qua bisogna fare la battuta, la battaglia a tutti e basta. E boh. Allora, un attimino che aspettiamo quelli che scendono dal prefetto, un attimino, e boh. Qua siamo una categoria, tutta intera. Boh, grazie. Poi se quando si dice che non c'è un'associazione, ancora non c'è rispetto, perché noi stiamo organizzando come associazione. Io non mi vergogno di essere ragazzi, stiamo aspettando che scendano dal prefetto, adesso ci organizziamo, abbiate un attimino di pazienza. Io penso che sposo tranquillamente l'idea della collega. Vieni un attimino qua, per favore, vieni un attimino qua. Allora, io penso che sia giusto il fatto di andare tutti sui nostri posti e legarci sui nostri posti. Il problema è quanti siamo stavolta, perché noi abbiamo bisogno di gente, non vi costa nulla. Io personalmente, come associazione di categoria, chiederò il permesso al questore per farlo, perciò potete andarlo a fare, io lo chiederò oggi stesso, se siete d'accordo. Sì, ci va il permesso, ma io, beh, guarda, ma tanto non ci costa nulla, no, noi, io non lo so che uno dice, però chi ha paura, tanti hanno paura, hai capito, non ha... Tanto non mi costa nulla. Allora ragazzi, fatemi un'alzata di mano. Oh, un applauso, dai, un applauso anche alle colleghe. Grazie. Ti passo di nuovo. Ciao a tutti, sono una collega, faccio mercato da 40 anni. Ho iniziato con mio papà sul ramo della pelletteria. La pelletteria purtroppo anche oggi è chiusa, come un anno fa, come l'abbigliamento, come le scarpe. Mi dispiace che qualcuno abbia frainteso le parole della nostra collega. Lei comunque vende abbigliamento, perciò è chiusa anche lei da mesi, come tutti, e lei comunque vuole che tutti torniamo a lavorare. Voleva solo tirare una pietra a favore di chi ha l'articolo che oggi qualcuno sta vendendo, solo quello. È stato solo un po' discriminato, però loro non vogliono aprire domani senza di noi, come noi non vogliamo aprire domani senza la frutta e verdura, perché tutti gli articoli servono, tutti gli articoli sono utili, e il mercato non è il mercato se non è completo di tutti gli articoli. E tutti abbiamo comunque dei figli o comunque una famiglia da mantenere, un mutuo, un affitto, magazzini, perciò abbiamo proprio bisogno di lavorare.
Per quanto mi riguarda, io ho 3 figli a casa. Ho solo questa entrata, purtroppo non ho altre entrate e ad oggi io sono senza soldi. Io chiedo, chi è con me? Non è questa una manifestazione, questo vuole essere solo un richiamo, un aiuto per fare qualcosa veramente di significativo, per farci sentire veramente chi avesse il coraggio non solo domani mattina fino a sera, ma ad oltranza di andare su 1/2 mercati di Torino, più importanti, più grandi, ognuno con la catena e una coperta se è necessario fare i bardoni. Brava, se è necessario fare i bardoni, e legarci con la catena per far sentire che noi abbiamo veramente bisogno. Noi oggi abbiamo bisogno di lavorare ad oltranza finché non ci vengono ad alzare da terra e a dire ok ragazzi, da domani si riparte, perché ne abbiamo bisogno. È solo così che le istituzioni ci guardano, è solo così che la stampa, i giornali, quelli che contano, vengono magari a vederci, a guardarci, a sentirci. Io da domani lo faccio e spero che ci sia gente che lo faccia con noi, chi veramente ha bisogno, perché ragazzi, chi non ha bisogno non si lamenti più, perché non abbiamo bisogno di gente che si lamenta ma non ha bisogno. Io ho bisogno e ho bisogno del vostro aiuto. Grazie. Allora un appello così assolutamente va accolto, anche noi, io voglio accoglierlo. Io domani, d'accordo con gli altri colleghi, adesso scendono giù, però non penso ci siano problemi. Domani troviamoci a Porta Palazzo, in mezzo ai posti, ci sediamo lì e non ci alziamo più. Basta. Perché la catena, procuratevi le catene, ci dobbiamo legare ai tali. E basta. Iniziamo così, adesso aspettiamo solo che scenda il prefetto. Cos'è che volevo dire? Qua adesso sti nervosismi sono normali, no? Durante il momento, per cui qua non si punta il dito nessuno, non si cosa, anzi bisogna, io apprezzo più chi viene a far cacciare qua di quelli che stanno dietro la tastiera, e vi posso immaginare quanti ne sono che si divertono a insultare, si divertono a fare i pagliaccetti dietro la tastiera. Comunque d'accordissimo, io ci sono, poi io penso che ci sia tutta la piazza. E adesso vediamo, scendiamo giù, possiamo partire anche dalle 8, non lo so, tutti Porta Palazzo. Porta Palazzo, allora ragazzi, noi abbiamo il mercato più grosso d'Europa, un simbolo, usiamolo, no? Usiamolo per fare la giusta riflessione. Grazie a te. Dì che non c'è la fenuta, c'è posto per tutti. Sì, infatti. Domani provo anche le catene, io quelle dei carretti. Io sono contento di una cosa, che sta unione che si è venuta a formare. Guardate ragazzi, è una cosa che ho sempre cercato, nonostante che ci troviamo sempre gente che ci viene addosso, che poi secondo me sono i classici venduti delle associazioni, no? Ma io qua c'è la piazza vera, c'è quella vera, degli ambulanti, dei colleghi. Solo noi possiamo, è vero, c'è un simbolo qua dietro che io ne sono orgoglioso, ma io sono un ambulante, sono un collega. E al mattino mi trovate dietro il banco come trovate tutti qua, come trovo tutti voi. Solo noi ci possiamo salvare, ragazzi, non ci salva nessun altro. Solo i movimenti che facciamo noi ci possono salvare, solo le azioni che facciamo noi, perché danno il polso della situazione. Perché se aspettavamo altri che non ci sono mai stati, a quest'ora eravamo già falliti, questa è la verità. Mal di schiena pazzesco. Ragazzi, facciamo lavoro! Facciamoci sentire! Thank you.
Funziona. Allora, cari colleghi, domani mattina noi saremo a Porta Palazzo. Visto che siamo tutti dal culo, perché siamo tutti dal culo, però qualche soldo per comprare un metro di catena ce l'abbiamo ancora. Almeno quello. Dico bene, Carlo, un metro di catena ce l'abbiamo. Allora, vi voglio tutti a Porta Palazzo e ci incateniamo tutti quanti. Vediamo di fare rumore. Magari non ci cadono nemmeno. Però se andiamo avanti così forse qualcosa otteniamo. Se poi alla fine non riusciamo a avere nulla, si passerà in altre maniere. Perché io di stare fermo del lavoro mi sono rotto le palle, come tutti voi. Allora, io stavamo parlando adesso, no? Noi abbiamo presentato delle cose chiare, no? Cioè, tra cui ritornare a lavorare, tra cui un aiuto per i rinnovi, che c'è tanta gente che ha rateizzato e non riesce a pagare le rate perché se sta chiusa come fanno, tra cui il l'INPS giornaliero, che tanti ragazzi, perché tante volte mi dicono che non è, chi è stato d'accordo alla tassa giornaliera dei tributi? Mi alzate la mano per favore. La tassa giornaliera dei tributi, l'immondizia e il plateatico, pagarla al giorno, siete d'accordo? Perché mi hanno attaccato a dire ma tu sei matto tutte le mattine, perché voi dovete capire una cosa, queste cose danno fastidio agli uffici di riscossione, danno fastidio alle associazioni di categoria che non fanno più pratiche, perché noi adesso, da quando inizieremo a pagare giornalmente, innanzitutto siamo tutti sullo stesso piano e non c'è più quella spaccatura, tu paghi e l'altro non paga. Seconda cosa, gli uffici di riscossioni non faranno più rate, perché il collega li paga giornalmente, pagheremo meno di quello che si paga adesso, perché c'era qualcuno che diceva che pagavamo il 50% in più. Insomma, una cosa che toglie gli ambulanti dalla cacca. Hai capito? Gli toglie da ste cartelle, li toglie dal cosa, siamo tutti uniti, se io ti guardo a te perché stai pagando e chi guarda a me è perché sto pagando. Per cui una cosa equa, bellissima, epocale, che io sono orgoglioso di questa conquista. Però io voglio di più, io durante questi giorni che facciamo anche i rinnovi, abbiamo fatto non so quanti incontri con la regione, non so quanti incontri, e non sono bastati. E vedo la difficoltà della categoria, perché io non sono invidioso di vedere quello non ce la fa pagare, l'altro non ce la fa pagare, io ho tutti e quattro i timbri sul VARA, non è un problema. Però ho detto, questa è un'altra cosa da risolvere, perché io mi trovo poi un mercato vuoto, automaticamente mi tirano dietro anche a me, Allora ha detto, però non è giusto che non paghino, attenzione, perché io non voglio, adesso approfitto del pubblico, no? Perché io non ho mai difeso chi non pagava, sia ben chiaro, io rispetto chi paga, rispetto chi va a rateizzare perché vuole pagare, non ce la fa, non mi fraintende, sto facendo un discorso anche a favore di chi non può pagare, infatti per quello, comunque. Allora cosa ho detto? Troviamo soluzioni. Prima c'era la soluzione dell'immondizia e plateatico, che avevano difficoltà con le cartelle, abbiamo risolto giornalmente. Adesso perché non fare l'INPS giornaliero? Perché non creare due situazioni, che chi gli dà fastidio se lo paga intero, ma chi lavora se lo paga giornalmente? Guardate che ci sono queste cose in Europa, non è che io mi sto inventando qualcosa, non è una mia idea, sono cose che io vado copiando negli altri paesi. Siamo in Europa, qua siamo i ricattati dal governo, però se chiediamo formule nuove non veniamo considerati. Questa è una proposta che abbiamo fatto anche in regione. Un'altra proposta che vogliamo fare è la tassa unica, la famosa tassa unica per cui abbiamo già manifestato. Io non la voglio mollare sta cosa qua, non mi frega niente se ci andrà in altri 10 anni come per la Bolkestein. Io voglio un indomani che me ne vado via io e lascio la mia attività ai miei figli. Loro devono andare a lavorare sereni, non devono andare a lavorare con questa agitazione. L'agitazione me la prendo io che sono il genitore. Questo
questa cosa, e le soluzioni ci sono, bisogna solo trovare una politica che ti ascolta. Adesso io mi aspettavo allora qua i problemi sono, torno a ripetere, io non sto facendo politica, io non sono un politico, non mi candiderò, perciò ve lo dico già chiaro, giusto avanti, però io sono riconoscente a loro, sia al comune che alla regione, perché ognuno ha fatto la propria parte. Però adesso bisogna concretizzare. Io stamattina mi aspettavo l'appoggio, io li ho invitato tutti, mi aspettavo l'appoggio che veniva a dire qualche cosa. Però se continuiamo a mettere, e io, attenzione, non è una critica, però se continuiamo a mettere assessori che arrivano dai vecchi sindacati, non è che lo fanno apposta, loro non capiscono quello che stiamo passando, perché se c'era un'altra persona lì, oggi ce l'avevamo qua in mezzo. Adesso io, e non è una critica, torno a ripetere, perché hanno fatto tutti la loro parte, ma adesso abbiamo bisogno di concretezza, non abbiamo bisogno di parole o di conforto, concretezza. Perciò io mi auguro che l'appoggio ci riceva al più presto, il presidente ci riceva al più presto. Io dico la verità, in comune quando chiedo di essere ricevuto sono ricevuto subito, qua ci ricevono i dirigenti. Però vogliamo una concretezza, un atto di concretezza, basta parole, qua abbiamo bisogno di fatti. E il governo apre un tavolo, ragazzi, perché sennò dobbiamo tornare tutte le volte qua, dobbiamo legarci nei mercati, dobbiamo combattere per il nostro lavoro. Bisogna aprire un tavolo per il futuro, per portare avanti quello che ho detto. E ci deve essere un aiuto da parte della regione, un aiuto da parte del governo, un aiuto da parte dei comuni. Sta cosa qua che ogni comune fa cazzi suoi, scusate la parola, ogni tanto mi scappa, non va bene. Se io vado a Torino mi chiedo una cosa e vado già solo a Collegno e me ne chiedo un'altra, adesso io dico nomi a caso, non va bene. Ci va una regola unica, un modo unico di pagare le tasse, un modo unico, ci sia un regolamento. Io sono ambulante a Torino, sono ambulante a Collegno, non va bene. Per questo che vi chiedo supporto, perché guardate, noi in questi anni qua cose ne abbiamo portate a casa, ne abbiamo portate, vedete dove hanno fatto politica, dove hanno fatto i furbetti, adesso hanno dei problemi gravi in altre città, non voglio nominarle perché non lo trovo giusto neanche per i colleghi che stanno soffrendo. Noi qua abbiamo fatto un lavoro ben fatto e tutto, e siamo un po' avanti. Ma bisogna voler di più, perché è un diritto nostro. Io lavoro, non è che vado a rubare. Perciò se chiedo la tassa giornaliera, se chiedo l'INPS, se chiedo la tassa unica, è perché mi serve, non è che la chiedo così, perché voglio vedere il mio collega davanti che paga come pago io. Ma se non si arriva a pagare, facciamo in maniera che paghino tutti. Lo Stato ne prende di più. Torno a ripetere, l'INPS giornaliero non è una novità, all'estero lo fanno. Prima c'erano i voucher per i dipendenti, c'erano. Io posso pagarmi la mia pensione, che è una cosa mia personale, come voglio io. Posso smettere di vedere i colleghi fallire perché non arrivano a pagare una rata di INPS. Purtroppo noi abbiamo questo problema e le soluzioni le proponiamo, ci devono dar retta. Tutto lì. Grazie. Esatto. Mi sembra che sono scesi. Silvano! Silvano! È lì! Non è Greco! Ah, venite qua però! Però non ritrovo poi miglioramenti. Allora, siamo stati ricevuti dal capo di gabinetto del prefetto. Mi ha spiegato bene il problema, sia per quello che riguarda i sostegni, sia per quello che riguarda le regole per aprire, che sono necessarie, quello che dicevamo prima. Non siamo solo l'unica categoria soggetta a una vera regolamentazione, perché gli altri non le hanno de fatto. Ma oltretutto siamo quelli che bloccano, siamo quelli che abbiamo presi come capro espiatorio del virus. E poi ho segnalato anche il problema del VAR, il problema comunque dei rinnovi, che non c'è chiarezza, non c'è uniformità,
e non era l'anno per mettere altri paletti e mettere altre difficoltà un anno come questo. In un altro momento ci troviamo e decidiamo cosa fare. In questo momento bisogna permettere a tutti di continuare a lavorare, tutti, e di poter lavorare, non di stare chiusi in casa, ed è questo il grande problema, e continuano a prenderci in giro lo Stato centrale quanto anche altri enti continuano a prenderci in giro, e questo ed è un problema grosso, un problema che abbiamo segnalato, diventerà anche un problema di ordine pubblico, per forza, non potremo fare altrimenti. Adesso metteremo in piedi un'azione legale, quello sì, ne abbiamo già parlato, chiederemo a tutti una raccolta firme di poterla fare più forte possibile, solleciteremo anche delle interrogazioni parlamentari, perché c'è una discriminazione nei confronti della nostra categoria, nostra e dei ristoratori, sono rimaste le ultime chiuse, le uniche che devono pagare così, perché qualcuno deve pararsi il culo, allora dice se il virus va su chiudiamo loro, boh, e li abbiamo risolti, infatti non stanno risolvendo niente, però noi siamo a casa e non possiamo lavorare, se non ci ammazza il virus ci ammazza qualcos'altro praticamente, la storia è questa. Questo è un punto. L'altro punto, e poi ne parleremo bene con Giancarlo, da domani continua la protesta. Sarà una protesta diversa, ma deve continuare. Le norme ci permettono di fare commercio itinerante, ci permettono di fare altri tipi di commercio e faremo quelli, perché dobbiamo continuare a esserci, dobbiamo ricordare a tutti che esistiamo anche noi. Senza di noi il paese si fotte, perché siamo quelli che pagano la fine, siamo quelli che rendono le periferie vive. Siamo quelli che tengono in piedi un mucchio di famiglie, qua sopra, qua ci sono migliaia di partite IVA, non di soggetti in questo momento sono aiutati, non vengono aiutati, ma che sostengono il paese, ci devono dare una mano, ci devono tenere in considerazione, ci devono far aprire. Grazie. Questo ragazzo qua ha scritto l'uscita dalla Bolkestein, l'ha scritta lui, per quello io manderei ragazzi come lui in politica, altro che cosa, bravo Gregory, sei un grande. Allora ragazzi, perché ti sei perso un passaggio, domani alle 8:30 va bene? Domani 8:30? Va bene 8:30, alzatemi la mano, perché se si ha quattro gatti io me ne sto a casa, ragazzi, perché... portatevi una catenella, portatevi una copertina, quello che vuoi, tutto, porta Palazzo, che è il mercato più grosso d'Europa, che è l'esempio d'Italia come lo è sempre stata Torino, e andiamo avanti nelle proteste, non ci fermiamo, mi raccomando solo ragazzi, civica, mascherine come oggi, dai, che non, nessuno ci può dire niente, boh, grazie a tutti.